L'Afrodite Cnidia è una scultura marmorea opera di Prassitele, artista greco antico vissuto nell'età classica e attivo nel IV secolo a.C. Di quest'opera non abbiamo l'originale, ma moltissime copie di epoca romana che testimoniano il successo che ebbe nell'antichità. La statua rappresenta Afrodite, dea della bellezza, nel momento in cui, uscendo dall'acqua, raccoglie un panno appoggiato sull'anfora al suo fianco per asciugarsi. L'originale era rivestito da vari colori applicati dal pittore Nicias, che conferivano al marmo un aspetto più simile a quello del corpo umano. La leggenda ci narra che fu Frine, celebre cortigiana dell'epoca e amante dello scultore, a posare per l'immagine di Afrodite. È detta Cnidia perché furono gli abitanti di Cnido, in Asia Minore, a comprare la statua per decorare un piccolo tempio circolare. L'opera era ammirabile da tutte le angolazioni e si narra che un giovane se ne innamorò follemente fino a cercare di accoppiarsi con essa. Il santuario dedicato alla dea fu meta di continui pellegrinaggi fino al trasferimento della statua a Costantinopoli, odierna Istanbul, dove molto probabilmente andò distrutta in un incendio nel V secolo. La scultura si sviluppa nello spazio con grande naturalezza, le distanze e le proporzioni sono accuratamente studiate. La distanza fra i due seni corrisponde a quella tra il seno destro e l'ombelico e tra questo e il punto d'apertura delle gambe. Sono però due gli aspetti che rendono quest'opera un vero capolavoro. Il primo riguarda il corpo femminile. Fino al IV secolo, infatti, la nudità femminile, a differenza di quella maschile, era tabù per i greci. Numerose sono le leggende sulla punizione dei mortali per aver visto una dea nuda. Possiamo quindi dire che l'Afrodite Cnidia è il primo nudo femminile dell'arte greca. Il secondo aspetto rivoluzionario ha a che fare con il modo in cui la dea viene rappresentata. Afrodite sta compiendo un gesto quotidiano. E questo la rende più umana che divina, cosa che fino ad allora non era mai stata fatta dagli artisti. Osservate la mano destra con la quale la dea tenta di coprirsi, quasi come fosse stata colta di sorpresa dallo sguardo di noi spettatori. Se gli dei erano le star del mondo antico, qui Prassitele è come se cogliesse un momento di intimità nel camerino. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!